La collegiata di Santa Maria della Neve è strettamente legata alla famiglia Bentivoglio. Cornelio I Bentivoglio, marchese di Gualtieri, iniziò la costruzione del suo palazzo che possiamo ammirare in questa piazza. Ed in contemporanea, nel XVI secolo, la Cappella Gentilizia, che è nel cuore della città di Gualtieri ed è intitolata alla famiglia Bentivoglio. Tra il 1599 e il 1600 il figlio Ippolito fece realizzare la facciata e l'impianto basilicale incaricando dell'opera l'architetto Giovanni Battista Leotti. Fu Papa Paolo V Borghese nel 1608 a spostare qui la parrocchia trasferendola dalla chiesa di Sant'Andrea con una bolla pontificia. Dalla prima facciata si osservano due diversi ordini con un'arcata centrale che fa accedere all'interno della chiesa. Si può osservare un basso rilievo della Madonna con Bambino in un frontone triangolare. L'ingresso alla navata centrale è però spostato in avanti da un artece che sorregge la cantoria all'interno. Anche i due ingressi laterali ci portano nella navata centrale. Non esistono più, infatti, le navate laterali disegnate dalla Leotti e volute dall'Ippolito. Quella che vediamo adesso è arrivata a noi alla fine del 1700, disegnata dall'architetto Giovanni Battista Fattori. Centrale ci porta ad un altare rialzato. Ai lati sei cappelle con altrettante pale d'altare. Di scuola emiliana è la pala d'altare che raffigura Sant'Antonio che adora il Bambino. Interessante la pala d'altare dipinta da Carlo Zatti nel 1844 raffigurante Sant'Andrea Apostolo. Rialzata rispetto al piano della chiesa vi è un'altra cappella, alla sinistra dell'altare principale, nella quale è contenuta una pala d'altare realizzata nel 1610 dal Bononi, raffigurante l'Annunciazione. Sotto di essa è sepolto Ippolito. Nell'abside è pregevole il coro ligneo pervenuto in questa chiesa nel 1654 dal Duomo di Guastalla e successivamente arricchito di immagini realizzate da Umani in tagliatore di Guastalla. Sotto al pavimento della navata centrale si apre una scalinata che conduce a una cripta che rappresenta il nucleo originale di questa chiesa.